Dottor Furg, quale deve essere, a suo giudizio, oggi il nuovo modello di welfare per affrontare la nuova povertà che ha colpito dopo il 2008 una parte estesa della nostra popolazione? Beh, evidentemente noi abbiamo una funzione sussidiaria rispetto a quello che può fare lo Stato. Come dicevo prima, noi stiamo in piena quarta rivoluzione industriale e quindi che ci sia la mobilità del lavoro è fisiologico, perché aziende aprono e altre aziende chiudono. Se noi ingessassimo le aziende, tutto il sistema andrebbe a catafascio. Quindi è assolutamente fisiologico lasciare un certo margine di elasticità nell'occupazione del lavoro. Naturalmente coloro che perdono il lavoro devono essere sostenuti. Quindi è assolutamente necessario un sistema di welfare che sostenga coloro che hanno delle carenze temporali di reddito. Ecco, lei mi ha colpito quando ha raccontato di aver più volte avuto a che fare con famiglie in cui il nucleo familiare era composto da un marito e una moglie che lavoravano nella stessa azienda. E quando l'azienda chiude, questo viene meno. Certo, perché ovviamente uno dei principi dell'economia fondamentale è la ripartizione dei rischi. Molto spesso, per fatti naturali, magari due giovani si incontrano nello stesso posto di lavoro, poi formano un'unità familiare e quindi quando l'azienda crolla è un disastro, perché sono due remunerazioni che vengono meno nello stesso momento. E abbiamo notato che allora diventano morosi, morosi incolpevoli. E morosi verso che cosa? Generalmente sono morosi verso l'affitto e quindi ricorrono spesso da noi perché sennò vengono sfrattati, oppure morosi perché, avendo a suo tempo acquisito la casa, magari con un mutuo di cui fanno molta difficoltà a sostenere le rate per i motivi ovvi, e poi non pagano le spese condominiali. E quindi il condominio, che adesso poi, come lei sa perfettamente, abbiamo una nuova legge per cui l'amministratore del condominio ha degli strumenti giuridici per poter ottenere ciò che giuridicamente, normalmente e giustamente deve ottenere, beh, questo pone in grosse difficoltà alcune famiglie. Senta, voglio fare un'ultima domanda su un tema molto delicato. Tra le soluzioni che un uomo che ha la sua professionalità e anche i capelli bianchi, tra l'idea di fornire un reddito di cittadinanza a chi è colpito da un momento di crisi e quello di rendere più elastico, più facile l'accesso al mercato del lavoro, magari anche con contratti di lavoro a tempo determinato, è un po' l'idea del Job Act. Secondo lei quale delle due soluzioni? Io sono contrario al reddito di cittadinanza, perché al limite non possiamo dare a tutti un reddito, e dove troviamo i soldi? E poi al limite nessuno più lavora e poi dal cielo scendono i mezzi del Padre Eterno che ci dà le risorse finanziarie per poter dare a tutti il lavoro. E poi direi che forse non è neppure, può essere disincentivante per il lavoro. Purtroppo vediamo molti giovani che non lavorano e non studiano, e questa popolazione, che per la società è un grossissimo problema, potrebbe allargarsi. Quindi sono contrarissimo al reddito di cittadinanza e invece favorevolissimo a tutti quegli incentivi, a tutti quegli interventi che consentano di sostenere queste persone in un periodo limitato di tempo, favorendo al massimo la nuova occupazione.